Uno degli elementi più caratteristici della letteratura moderna è il rapporto di conflitto e di opposizione dei figli nei confronti dei padri. Il primo ad affrontarlo in letteratura, e quindi potremmo dire il primo dei moderni, e non c'è da stupirsi di questo, è proprio Giacomo Leopardi, che in una lettera scritta al padre nel 1819, dopo il fallimento del suo tentativo di fuga da Recanati, dichiara nei confronti di questo padre che gli ha impedito ogni realizzazione di sé: voglio piuttosto essere infelice che piccolo. Frase che esprime magnificamente questa aspirazione alla grandezza di Leopardi e soprattutto desiderio di fuggire da quel tedio, da quella noia, madre di mortifere malinconie, che caratterizza la sua vita a Recanati. Tuttavia, mentre Leopardi ribadisce che i padri normalmente sono disposti favorevolmente verso i figli, suo padre, a cui si rivolge con un rispettoso Ella, lo giudica con più ostilità, più sfavorevolmente che ogni altra persona, ed è proprio in tale padre che Leopardi riconosce il principale ostacolo alla propria realizzazione, un padre che non ha mai creduto che il figlio potesse effettivamente compiere nulla di buono, nulla di grande. Un altro passaggio della lettera di Leopardi illustra bene una delle forme in cui si esprime questo conflitto. Un padre anaffettivo, il conte Monaldo, che tutto sommato della salute così incerta del proprio figlio, fa una scusante per poterlo bloccare e per opporre la propria salute, quasi come una forma di superiorità alla mancanza di salute del figlio. Figlio che finisce per ribadire il suo desiderio quasi di mendicare per il mondo piuttosto che toccare una spilla di quei beni paterni che il padre gestisce anche come forma di ricatto per la sopravvivenza del figlio. Il giovane Giacomo non ha infatti alcuna forma di autosufficienza economica, quasi costretto a vivere di elemosina all'interno di casa sua, e questo per lungo tempo, finché non troverà poi lavoro come traduttore per un editore di Milano, sarà una delle cause della sua impossibilità di muoversi e di vivere una vita propria al di fuori di quella località Recanati e di quella dipendenza economica dal padre che sono così costrittive per lui. Anzi, al padre viene appunto riconosciuto l'aver voluto più volte e a bella posta, come viene detto in questo passaggio, pronunciare frasi di disprezzo per la debolezza fisica del figlio, il quale invece nel corso della lettera ripetutamente dichiara il suo grande amore e la sua grande stima per il padre stesso. Le tematiche familiari in genere, ma in particolare la tematica del conflitto padre-figlio all'interno della cosiddetta famiglia borghese, sono esposte per la prima volta nel Novecento proprio nel Fu Mattia Pascal di Pirandello. Questo romanzo propone la figura di Mattia non solo come l'inetto, l'inadeguato, ma come il ragazzo che non riesce a sanare un profondo conflitto latente con la figura del padre. È vero che il padre, proprietario agricolo di successo, è morto quando Mattia era ancora poco più che un bambino, ma viene sostituito nel corso del romanzo da un amministratore dei beni paterni, da questo strano nome, Batta Malagna.
uomo abilissimo a rubare sui conti e a costruire una propria fortuna a discapito dei beni che spetterebbero alla famiglia di Mattia. Totalmente incapace e inetto è sia Mattia che il fratello, presentati entrambi come due giovani privi di ogni qualità pratica, capaci quindi di vivere delle rendite acquisite, non abbastanza abili per opporsi ai malaffari di Batta e addirittura incapaci di ottenere qualunque qualifica o compensazione anche con lo studio che hanno sempre affrontato senza alcuna serietà e quindi alla conclusione della loro adolescenza risultano totalmente privi di ogni capacità concreta. Se quindi Batta Malagna è il sostituto del padre, è anche evidente una scena di parricidio simbolico all'interno del romanzo. La rivalità di Mattia verso l'amministratore si manifesta nel momento in cui Mattia riesce a mettere incinta Oliva, la giovane moglie di Malagna, evidentemente spostando la rivalità dal piano degli affari sul piano della sessualità. Lui giovane contro il vecchio Batta. Mettere incinta sua moglie rappresenta per lui una sorta di vendetta a posteriori, ma soprattutto l'uccisione simbolica avviene quando in campagna viene trovato da Mattia un pomeriggio un pagliaio che in qualche modo per la forma gli ricorda la sagoma di Malagna stesso. E questo pagliaio panciuto e nano, sopra il quale è collocato un pentolino, gli richiama in qualche modo con una strana espressione la figura di Batta Malagna e simbolicamente l'omicidio avviene infilzando questo pagliaio con un tridente poggiato per terra, conficcato in quello che sembrerebbe il pancione dello stesso Batta. Ora, come sempre accade in Pirandello, queste famiglie rappresentano in realtà un rovesciamento di tutte le profonde contraddizioni di famiglie borghesi, spesso costituite da triangoli familiari tra mogli, mariti e amanti. La dissoluzione e anche la dissacrazione dell'istituto familiare passa quindi anche all'interno del romanzo attraverso il rovesciamento degli elementi di una famiglia normale, in quanto Mattia, mette incinte due donne contemporaneamente, quindi la moglie di Malagna e Romilda che poi sposerà, ottenendo quindi due figli, di cui però il primo verrà allevato da Malagna che lo riconoscerà e quindi lo alleverà come suo in mezzo agli agi, mentre invece la figlia ottenuta da Romilda morirà molto presto in quanto costretta a una vita di stenti. All'interno di questa famiglia costituita con Romilda c'è poi una doppia figura, diciamo materna, ossia egli convive sia con la madre che nel frattempo è totalmente indebitata e quindi non ha più un luogo dove vivere, sia con la suocera che tuttavia non perde occasione di rinfacciargli i suoi fallimenti fino al momento in cui fuggito di casa e scambiato quindi per morto in quanto identificato con il cadavere di uno sconosciuto, potrà, grazie a questa imprevista circostanza, effettivamente darsi per morto e cambiar vita. È soprattutto nei romanzi del Novecento che troviamo questa esplosione del conflitto padre-figlio. Uno dei romanzi più notevoli da questo punto di vista, nella opposizione delle due figure di un padre forte e di un figlio debole e addirittura
inetto, debole nella volontà, debole nel fisico, debole nelle capacità, è un grande romanzo di Federico Tozzi con gli occhi chiusi. Il romanzo è del 1919. Si tratta di un romanzo che ruota intorno alla opposizione tra Domenico, contadino sanguigno, che è diventato col tempo padrone di una trattoria estremamente redditizia e poi in seguito anche di un podere, uomo capace di guadagnare, di commerciare, ma al tempo stesso brutale e inaffettivo nei confronti della moglie e del figlio, e il ragazzo Pietro, che all'inizio del romanzo è poco più che un adolescente, ma che nel corso del romanzo diventa progressivamente adulto. Ecco, il figlio è tutto l'opposto del padre. Ciò che il padre è, il figlio non è, incapace di studiare, incapace anche di gestire la trattoria dove il padre vorrebbe che il giovane potesse lavorare, gracile di salute, totalmente privo di una qualunque forma di affetto sia da parte del padre che della stessa madre malata di nervi. Domenico, il padre, nel corso del romanzo è più volte descritto come figura autoritaria che basa quindi esclusivamente sulla forza il suo dominio sul mondo circostante, sia che sia fatto di animali, come per esempio il cavallo continuamente frustato con piglio aggressivo, o sia che si tratti dello stesso figlio, non diversamente trattato, anzi, come espresso in alcune parti del romanzo di cui qui abbiamo riportato alcuni stralci, tu stai al tuo posto, se scendi frusta anche te. È la frase che viene rivolta al figlio, poco più che una cosa nelle proprietà del padre. Il figlio stesso è definito davanti a tutti i contadini del paese un imbecille dal padre, padre che anzi si strugge per non poter controllare in toto la volontà del figlio, che anzi si chiede addirittura perché gli sia nato, visto che non può disporre di lui a suo totale piacimento. Il figlio al tempo stesso accetta su di sé questo giudizio del padre, si rende perfettamente consapevole della sua inadeguatezza, della sua inettitudine e addirittura vive come una colpa il suo non essere come il padre, un conflitto edipico quindi latente che lo porta a ritenersi comunque inadatto a tutto. Basterebbe leggere questa sua descrizione fisica, dove compare ripetuto il termine troppo, le strade erano per lui troppo faticose, il sole troppo caldo, gli abiti tagliati male, le mani troppo grosse. Possiamo parlare di un complesso edipico e quindi di un latente conflitto con la figura paterna anche per l'altro romanzo pirandelliano, Uno Nessuno Centomila, del 1925. Il protagonista, Vitangelo Moscarda, è ancora una volta l'incarnazione della figura dell'inetto. Appartiene ad una ricca famiglia borghese ha ottenuto ricchezza grazie al mestiere di banchiere del padre, in realtà un banchiere usuraio che era riuscito a mettere su una ditta, ai limiti della legalità, una specie di banca privata che poteva tuttavia anche prestare denaro a usura. Il padre all'interno del romanzo è già morto, ma il giovane Vitangelo è totalmente incapace di reggere il confronto con la figura di un padre di successo, mentre Vitangelo, semplicemente nominato Gengè per la moglie, sembra agli occhi di tutti nel paese
una figura minore, non certo un lottatore, ma una sorta di contemplatore, uno sciocchino, uno svagato che, pur subentrando al padre nella gestione dei suoi affari, obbedisce a quello che i suoi soci gli fanno fare, firmando, documenti di cui, ignora perfino il significato. Per tutti nel paese, Gengè o Vitangelo non ha una sua identità ben precisa, ma ognuno lo vede un po' a suo modo, assegnandogli un ruolo e una maschera che Gengè in realtà non condivide. Il romanzo è una lenta ma determinata opposizione, una silenziosa ribellione da parte di Moscarda a questa identità che gli è stata cucita addosso dagli altri e naturalmente il primo modo di liberarsi dalle identità fittizie e quindi dalla falsa distorsione con cui gli altri lo vedono dall'esterno è portare avanti una aggressione alla figura paterna, dimostrando quindi a tutti non solo di voler comandare e gestire quindi gli affari oramai a modo suo, anche in maniera più crudele di quanto non avesse già fatto il padre, e infine, con una particolare macchinazione, liberarsi, di ogni eredità paterna, rinunciando ad essere il figlio dell'usuraio, il buon figliolo feroce che la gente vede. Anche in questo caso il ricordo del padre è il ricordo di un padre anaffettivo, con un sorriso di disprezzo ogni volta che parlava con il figlio, con una tenerezza che non era in realtà affetto, ma un po' compatimento e un po' derisione nei confronti di un figlio, che il padre sapeva bene essere un inetto. E questo sorriso è, nei ricordi di Vitangelo, appunto una specie di ghigno muto e frigido. Il distacco dal padre e la rivalità nei suoi confronti si manifesta anche attraverso l'ossessione nei confronti delle mani del padre. Questo particolare delle mani del padre, vedremo che tornerà anche nel romanzo La coscienza di Zeno di Svevo, mani piene di anelli d'oro, che sono proprio l'emblema della riuscita economica del padre che si presenta a tutti come un uomo di successo, ma anche il solo ricordo di quelle mani è agli occhi del figlio una fonte di angoscia, mani che il ragazzo non ha mai potuto osservare, distogliendo lo sguardo in effetti da esse e fissandolo piuttosto su altri aspetti del corpo paterno, come le venuzze della fronte o il cranio lucido di uomo calvo. Il padre, tuttavia, con la sua figura non gli ha mai comunicato alcuna forma di affetto, ma anzi quasi una figura che gli faceva mancare l'aria. Il luogo dove avviene anche in questo romanzo una specie di parricidio simbolico è lo stanzino, lo sgabuzzino della banca, dove a un certo punto Vitangelo si reca, deciso a sottrarre delle carte comprovanti una proprietà di una casa data in affitto in maniera da portare avanti fino in fondo l'opposizione alla figura paterna e quindi in maniera da poter mettere in scena un apparente sfratto da quella casa affittata ad un semplice uomo. E nel momento in cui quindi ricerca queste carte nello stanzino del padre, improvvisamente l'occhio gli cade sulle sue stesse mani, che in qualche modo nel ricordo si sovrappongono a quelle del padre, creando lo stesso effetto di brivido,
La vista delle mie mani che aprivano gli sportelli di quello scaffale mi diede un brivido alla schiena, e questo brivido alla schiena è proprio l'effetto che ha sempre dato a Vitangelo Moscarda la vista, delle mani del padre. E il desiderio quindi di sottrarre questi documenti che, gli serviranno poi per portare avanti il suo piano, lo spinge quindi a nascondere poi le sue stesse mani dietro la schiena, in quanto le mani, sostituto delle mani paterne, sarebbero anche in qualche modo lo strumento forse più vicino a quel successo economico, che appunto le madri paterne nel trafficare carte, potevano continuamente gestire. Quindi le proprie mani Vitangelo le nasconde per evitare appunto che si possano sovrapporre a quelle paterne. Ma al tempo stesso questa sottrazione della somiglianza con il padre lo porta a provare un senso di colpa, in quanto lui percepisce di aver provato una profonda aggressività contro la figura paterna. E come punizione freudiana di questo suo latente senso di colpa c'è il desiderio di autodistruzione, desiderai proprio di morire. Ma improvvisamente al di sotto di quello scaffale esce uno scarafaggio e Vitangelo con estrema rapidità lo schiaccia. Questo è in qualche modo il sostituto del gesto dell'uccisione del pagliaio di cui abbiamo parlato nel Fu Mattia Pascal. E non sorprende quindi che uscendo dalla banca lui annunci al custode di aver ucciso uno scarafaggio. In qualche modo Moscarda quindi ha distrutto in quel luogo in cui si doveva sostituire al padre l'immagine stessa del padre attraverso l'uccisione dello scarafaggio. Uccidendo il padre ha distrutto anche l'immagine di se stesso come usuraio e è importante che questo gesto sia stato compiuto proprio là dove il potere del padre era il più forte, ossia all'interno della banca. Il motivo della rivalità del padre e del figlio è evidente anche nel romanzo La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Il motivo percorre tutto il romanzo, soprattutto è evidente fin da quando il ragazzo, volendo sostituirsi in qualche modo alla autorità paterna e rivendicare o ritagliare un proprio spazio, inizia a fumare, rubando per casa i mozziconi dei sigari lasciati in giro dal padre e fumandoli con i propri amici, o quando il padre poi si accorge di questa sottrazione, rubando addirittura i soldi per potersi procurare appunto il materiale per il fumo. Un intero capitolo all'interno del romanzo è dedicato comunque alla descrizione della morte del padre. Apparentemente una descrizione fatta quasi con affetto. Mi accorsi per la prima volta che la parte più importante e decisiva della mia vita giaceva dietro di me. Tuttavia, non si tratta in realtà di affetto vero, ma di una impossibilità di definire se stesso che coglie il figlio nel momento in cui il padre non esiste più. Io piangevo lui e me solo perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di sigaretta in sigaretta e da una facoltà universitaria all'altra con una fiducia indistruttibile nelle mie capacità. È evidente quindi da queste parole che il padre è necessario al figlio solo per potersi autodefinire. Quindi la morte del padre non è motivo di sofferenza perché viene a mancare una figura portatrice di affetto, ma è una catastrofe proprio perché mancando il padre il figlio non ha più la possibilità di potersi autodefinire
in quanto gli viene a mancare un termine di paragone decisivo. Zeno non prova nei confronti del padre alcun desiderio di assisterlo o di curarlo, anzi teme una sua eventuale guarigione e quando il medico che viene chiamato contro la sua volontà dalla domestica per visitare il padre moribondo, lascia intravedere la possibilità che da questo coma in qualche modo il padre possa svegliarsi, Zeno è addirittura turbato da questa ipotesi e anzi usa parole rivolte al medico che deve poi giustificare a posteriori, ma che sembrano invitare quasi il medico a non curare eccessivamente il padre, in maniera che questi possa più agevolmente morire. Ma questo medico, che in qualche modo comprende il retropensiero di Zeno e quindi questo rancore malcelato sotto le sue parole, lo scruta con sguardo indagatore e questo basta perché Zeno lo cacci litigando con lui e quasi temendo che il medico possa comprendere quindi il vero senso delle sue parole. Tutto il racconto della morte del padre è pieno di espressioni che tentano in qualche modo di costituire un alibi per Zeno, giustificazioni a posteriori, in quanto il personaggio vuole quasi presentarsi come un innocente, cioè come un uomo che non avesse capito in quel momento quanto fosse grave la malattia del padre. E quindi il suo racconto, infarcito di frasi del tipo capisco ora, capisco solo adesso, è in realtà un tentativo di ricostruirsi, potremmo dire una patente di innocenza, fingendo, di non aver capito, cosa che non è vera perché in realtà aveva capito perfettamente quanto fosse grave la malattia del padre in quel momento. Si suole definire in realtà Zeno un narratore inattendibile, in quanto tutto il racconto all'interno del romanzo, in questo come in altri passaggi, è il racconto di un paziente non guarito e che anzi ha sospeso il trattamento psicanalitico a cui era sottoposto da un anno, dichiarando improvvisamente di sentirsi guarito. E è una lettera, la lettera del dottoresse che fa da prefazione a tutto il romanzo, che mette in guardia il lettore sul fatto che appunto Zeno non abbia raggiunto la guarigione, che quindi tutto quello che racconta possa in qualche modo essere distorto proprio perché il percorso di cura è stato interrotto. Zeno è ripetutamente nel romanzo connotato come un abile mentitore che mente agli altri, ai lettori, ma fondamentalmente anche a se stesso, cercando sempre di proporre una verità più edificante che gli consenta in questa come in molte altre occasioni di mantenere una innocenza o di mascherare in realtà la sua colpe, la sua, il suo senso di colpa per aver proprio desiderato la morte del padre. Quindi queste pagine tentano di promuovere una innocenza fittizia di Zeno e di concludersi con una autoassoluzione. Ancora una volta, come già abbiamo visto per Uno Nessuno 100.000, anche in questo caso il momento conclusivo, l'ultimo incontro quindi di Zeno con il padre, viene giocato attraverso il particolare delle mani, mentre infatti il padre colpito da edema cerebrale ha una leggera ripresa poco prima di morire, Zeno, terrorizzato dal fatto che effettivamente il padre possa tornare in sé e anzi speranzoso che questo non accada, è tuttavia vicino al genitore
E la descrizione che viene fatta dei suoi ultimi istanti di vita si conclude con questa immagine di una mano sollevata in alto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto come se avesse saputo che egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Ecco, questo gesto che non è commentato ulteriormente è però evidentemente uno schiaffo. Tuttavia Zeno, ancora una volta, nel tentativo di mentire e di ricostruire un rapporto più edificante con il padre, e soprattutto nel tentativo di annullare questo suo rancore nei confronti della figura paterna, a posteriori immagina una spiegazione diversa, cioè si convince che questo gesto finale del padre nei suoi confronti non fosse affatto quello di uno schiaffo, bensì quello di una carezza o addirittura di un abbraccio tentato dal padre con le sue ultime forze. Ma questa dichiarazione di Zeno, che è una sorta di autoconvincimento, viene espressa nel momento del funerale, ossia nell'unico momento in cui il padre, essendo sicuramente morto, non può più essere temuto dal figlio. E questo è il momento della riconciliazione indiretta del figlio con il padre, perché al funerale riuscì a ricordare mio padre debole e buono come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia. E mi convinsi che quello schiaffo che mi era stato inflitto da lui moribondo non era stato da lui voluto. Ecco, in questo modo quindi, attraverso una menzogna, cioè la negazione di quello schiaffo che effettivamente c'è stato, e solo in questo modo è possibile una riconciliazione con la figura paterna. In questo percorso, sulla figura paterna, e sul rapporto padre-figlio non poteva mancare una importante, famosa testimonianza di Umberto Saba, tratta da una sua raccolta autobiografia, che è poi confluita nel suo canzoniere. La autobiografia di Saba è composta nel 1924. E in questa raccolta compare questo sonetto intitolato Mio padre è stato per me l'assassino, fino ai 20 anni che l'ho conosciuto. Allora ho visto che egli era un bambino e che il dono che io ho da lui l'ho avuto. Aveva in volto il mio sguardo azzurrino un sorriso in miseria dolce e astuto. Andò sempre per il mondo pellegrino, più di una donna l'ha amato e pasciuto. Egli era gaio e leggero. Mia madre tutti sentiva della vita i pesi. Di mano ei gli sfuggì come un pallone. Non somigliare, ammoniva, a tuo padre. Ed io più tardi in me stesso lo intesi. Eran due razze in antica tenzone. Ecco, il sonetto appena letto esprime uno dei motivi principali che attraversano l'infanzia di Saba, ossia l'abbandono di suo padre, Ugo Poli, che poco dopo la nascita di Umberto, lasciò il figlio e anche la madre di origini ebraiche, Rachela Cohen. La madre, impose, diciamo, la rimozione della figura paterna. E anzi, quando nominò il padre, fu solo per chiamarlo assassino, quindi quasi per attribuire a lui tutte le colpe di questa sua mancanza nella vita sia della donna che della sua famiglia. A questa rimozione della figura paterna, imposta quindi da questa madre che dovette crescere Umberto facendogli da madre e da padre, e che quindi, dice il poeta, portava tutti della vita i pesi, nel senso che dovette sobbarcarsi l'onere quindi della crescita del figlio, e
in questo fu nella sua educazione, quindi nella sua formazione, una figura estremamente rigida e forte, questa rimozione della figura del padre si conclude in qualche modo con un incontro che Umberto Poli, poi divenuto Umberto Saba, ebbe con il padre all'età di 20 anni, come appunto viene detto in questo sonetto. Saba è in qualche modo lo pseudonimo spiegato in maniera difforme, alcuni lo spiegano con riferimento alla parola ebraica pane, altri vedono in Saba un'allusione al cognome Sabaz della balia che lo crebbe nei primi anni di vita. L'incontro con il padre porta tuttavia il giovane Umberto a riconoscere nel padre un elemento di somiglianza, il dono che io ho da lui ho avuto, egli dice, ossia sia gli occhi azzurri, una somiglianza fisica, ma anche una somiglianza caratteriale, cioè questa leggerezza e questo senso di libertà che si oppongono costantemente a quella piega amara e a quella tristezza della madre, ostile, diciamo, alla dimensione più gioiosa della vita e dura nella sua manifestazione di carattere. E in qualche modo il padre viene quindi perdonato attraverso questo sonetto dal figlio, che ne comprende non solo le affinità con se stesso, ma anche la profonda difformità rispetto al carattere materno. Erano due razze in antica tenzone, lui conclude il sonetto, notando come questa profonda differenza caratteriale tra padre e madre non avrebbe potuto esplicarsi in maniera differente che con la separazione. Possiamo notare che se nelle opere letterarie questo conflitto padre-figlio sembra essere determinante, soprattutto fino agli anni 20, in realtà è continuato e ha trovato nuove espressioni anche in anni successivi, anche nel dopoguerra. Per esempio, tutto il movimento studentesco di rivolta del 68 è stato determinato dal profondo conflitto dei figli contro i padri, figli che hanno richiesto un ruolo maggiore nella politica e nella partecipazione sociale. E non sono mancati, non mancano film o canzoni che hanno portato avanti questo conflitto. L'invito per tutti è di ascoltare alcune canzoni particolarmente forti. Per esempio, Padre davvero di Mia Martini del 1971 o film come Il padre padrone dei fratelli Taviani, nato tra l'altro da un romanzo. Opere dove ancora è evidente un rapporto profondamente squilibrato tra padri anaffettivi e figli sottomessi e quanto sia difficile mettere da parte questo modello genitoriale fatto di comando. Di padri che hanno continuato all'interno delle strutture familiari a trattare i figli come cose.